Benvenuti a tutti, siete numerosissimi, al momento oltre 200 partecipanti. Io sono Gianluca Finito del Formez e oggi ho il compito di accogliervi in questo webinar, di moderare i diversi interventi. Per prima cosa vi chiedo un feedback per capire se mi sentite correttamente. Potete utilizzare la chat, che è quella che stanno utilizzando molti di voi per i saluti. Maurizio, audio e video, ok. Antonio, ok, si sente, perfetto, allora potete utilizzare la chat per darci qualche feedback, ma come sapete, se avete partecipato già ad altri webinar del Formez, in particolare di questo ciclo dedicato all'innovazione digitale, potete utilizzare la chat soprattutto per interagire con i nostri esperti. Allora, io oggi ho il compito a fianco e sostituisco la mia collega Michela Di Bitonto che mi dà supporto in regia e quindi ho il compito di darvi delle indicazioni su come partecipare attivamente al webinar e anche delle indicazioni operative su dove scaricare i materiali, eccetera. Abbiamo tanti interventi, oggi abbiamo ben quattro interventi, quindi sarò veramente molto breve, però volevo darvi qualche indicazione di massima su questa attività. Intanto facciamo un attimo il punto su dove siamo. Molti di voi hanno partecipato anche ai precedenti webinar, finora abbiamo svolto già 15 webinar sul tema dell'innovazione digitale, quindi CAD, piano triennale per l'informatica, abbiamo avuto 42 relatori, come vedete, come leggete dai numeri, numeri abbastanza interessanti, abbiamo avuto oltre 7.800 partecipanti, più di 10.000 visualizzazioni su YouTube e un gradimento medio che si attesta sul 4,4 su 5, quindi insomma un'attività che ci sta dando molte soddisfazioni. È un ciclo di webinar che il Formez realizza in collaborazione con Agida all'interno del progetto Italia Login. Oggi, come sapete, parliamo di accessibilità, quindi torniamo a parlare di siti web, un argomento che abbiamo affrontato in diverse occasioni, soprattutto nei webinar più recenti. Abbiamo già parlato di linee guida di design dei servizi digitali della PA, abbiamo parlato dei test di usabilità e l'ultimo webinar dedicato a questo argomento, abbiamo parlato anche di semplificazione del linguaggio, in particolare del linguaggio per la comunicazione web. Ve lo segnalo perché se non avete partecipato a questi webinar, vi ricordo che tutti i materiali, sia le presentazioni dei relatori che le registrazioni integrali dei webinar, sono disponibili su Eventi PA e sul nostro canale YouTube in una playlist dedicata. Oggi, come vi dicevo, parliamo di accessibilità. Mi fa particolarmente piacere tornare a parlare di questo argomento e in particolare in questo periodo perché negli ultimi mesi c'è stata una particolare attività su questo tema che a mio avviso fondamentale per la qualità dei siti web, dei servizi della PA in generale. Una delle prime novità è che a metà maggio uno degli ultimi atti del precedente Consiglio dei Ministri è stata l'approvazione del decreto di recepimento della direttiva UE 2016-2012, 2102. Ne parlerà diffusamente la dottoressa Giulia Temperini nel primo intervento di questo webinar, quindi non vi dico oltre. Altra novità molto interessante, questa a livello internazionale, è stata agli inizi di giugno, il 5 giugno, l'approvazione il rilascio delle raccomandazioni WCAG 2.1. Le WCAG, come molti di voi sapranno, sono le Web Content Accessibility Guidelines, molto importanti anche per quanto riguarda la normativa italiana, perché sono quelle su cui si basano anche i requisiti tecnici della legge italiana. È stato approvato un aggiornamento recente che va ad aggiornare le linee guida che erano del 2008. Sono stati introdotti ben 17 nuovi criteri di successo, 12 in particolare di livello A o AA, quindi è un aggiornamento. Queste raccomandazioni sicuramente ci riguarderanno più avanti. Vi segnalo anche il fatto che Roberto Scano, in qualità di IWA, Roberto Scano l'abbiamo conosciuto nel webinar della settimana scorsa, è un esperto di accessibilità, da anni si occupa di questi temi, ha lanciato una call pubblica per raccogliere adesioni per la traduzione delle raccomandazioni internazionali. Quindi chi di voi fosse interessato a dare un supporto a Roberto e a IWA in questo lavoro può contattarlo attraverso i canali social o la mail che troverete
sul suo sito. Ultimissima aggiornamento, anche questo molto recente, questa è una notizia che ho ripreso proprio dal sito di Agid, fino a pochi giorni fa, fino al 15 giugno, ci sono state sul sito dell'Unione Europea due consultazioni su due atti esecutivi che riguardano direttamente l'accessibilità, quindi la metodologia di monitoraggio e reportistica dell'accessibilità dei siti web e il modello di dichiarazione di accessibilità. Le consultazioni sono chiuse pochissimi giorni fa, il 15 giugno, vedremo che cosa verrà recepito da parte per quanto riguarda questa consultazione. Arriviamo al webinar di oggi. Vi dicevo, avete letto il programma, l'avete ricevuto anche via mail. Oggi abbiamo diversi interventi. Innanzitutto la dottoressa Giulia Temperini di Agid ci parlerà proprio della direttiva europea 2016, del 2016. Poi ci sarà un intervento sempre di Agid da parte del dottor Giacomo Massi che ci parlerà invece di quali sono i compiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale e quali sono gli obblighi per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Abbiamo poi un intervento da parte dell'ingegnere Domenico Natale di Uninfo che ci parlerà di tecnologie assistive e servizi innovativi. Infine una testimonianza di una pubblica amministrazione, come sempre cerchiamo anche di dare la parola direttamente alla pubblica amministrazione per raccontare come stanno implementando gli argomenti, i temi di cui parliamo durante il webinar. In questo caso abbiamo chiesto a Jacopo Deila, un collaboratore storico della Regione Emilia-Romagna, di raccontarci che cosa fa la Regione, quindi una grande amministrazione, riguardo a questo argomento. Sono le 12:07, io ho sforato un po', però a questo punto, quindi do velocemente la parola a Giulia, aspetto di vederla in video. Perfetto, Giulia, ti vedo, ancora non ti Grazie sento, ti Gianluca, mi lascio. sentite? Grazie a te, ti sentiamo perfettamente, buon webinar. Disattivo la mia webcam e il mio Grazie microfono. molte. Buongiorno a tutti, sono Giulia Temperini, mi presento brevemente, lavoro all'Agenzia per l'Italia Prego. Digitale, in particolare all'Ufficio Coordinamento Attività Internazionale, mi occupo di rapporti europei e infatti oggi sono qui per parlarvi delle ultime evoluzioni normative avvenute in ambito europeo in materia di accessibilità web e in particolare della Web Accessibility Directive, che è una direttiva di fine 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Come nasce questa direttiva? Nasce con due principali obiettivi nella mente della Commissione e poi dei colegislatori. Quello di rafforzare il mercato unico dell'accessibilità digitale, quindi ponendo fine o comunque affrontando il problema della frammentazione esistente nel panorama delle normative nazionali. In secondo luogo un obiettivo di carattere sociale, quello di aumentare l'inclusione digitale migliorando l'accessibilità. I mezzi per perseguire questi obiettivi sono stati definiti all'interno della direttiva che velocemente tratterò nel proseguo della mia presentazione e sono in via di definizione attualmente, come è stato già anticipato da Gianluca, negli atti di esecuzione sui quali si è appena conclusa la consultazione pubblica che la Commissione ha lanciato a metà maggio. E che è rimasta aperta fino al 15 giugno, atti di esecuzione che andranno a definire gli aspetti più tecnici, i contenuti più di dettaglio relativi alla dichiarazione di accessibilità e alla metodologia di monitoraggio, ma tornerò su questo più là. La Commissione nel redigere questi atti viene coadiuvata da un comitato presso il quale siedono rappresentanti degli Stati membri. Io personalmente sono stata delegata a rappresentare l'Italia in seno a questo comitato. Il comitato si è già riunito due volte quest'anno. In esito a questi incontri la Commissione ha appunto dato forma a una bozza di atti esecutivi che ha posto in consultazione, recepirà nella misura possibile gli input e i feedback provenienti dalla consultazione e presumibilmente il prossimo luglio gli atti così consolidati verranno appunto sottoposti al Comitato per l'adozione di un'opinione formale. Ma entriamo nel vivo appunto della direttiva. A chi si rivolge la direttiva? Qual è l'ambito di applicazione soggettivo? Così come definito appunto nell'articolo 3, paragrafo 1 della stessa direttiva, sono gli enti pubblici, cioè lo Stato, le autorità regionali e locali, gli organismi di diritto pubblico, così come definiti nella direttiva, in una delle tre direttive a parti del 2014, e le associazioni formate da una o più di tali autorità o organismi. L'articolo 1 definisce tutta una serie di esclusioni. Qui ho riportato solo due che ho reputato più importanti, come due gruppi di soggetti, come gli emittenti di servizio pubblico, le emittenti di servizio pubblico e le scuole. Ho riportato questi
questi due soggetti, perché chi conosce la legislazione nazionale, che però poi verrà affrontata nell'intervento successivo al collega Giacomo Massi, sa che l'ambito di applicazione della legge Stanca, la legge 4 del 2004, ricomprende questi soggetti. Però voglio rassicurare, diciamo, i nostri ascoltatori dicendo che il governo, nella bozza di decreto legislativo cui faceva accenno Gianluca poco fa, ha già preso la decisione di ricomprendere nell'ambito di applicazione della direttiva che verrà recepita l'ambito di applicazione ampio della legge Stanca. Quindi questi soggetti saranno presumibilmente, se il decreto rimarrà così come attualmente è configurato, saranno ricompresi nell'ambito di applicazione appunto della nuova normativa nazionale. Dal punto di vista dell'ambito di applicazione oggettivo, chiaramente la direttiva si applicherà al contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili, anche qui con una serie di esclusioni definite all'articolo 1 e all'articolo 3, che potrete tranquillamente confrontare seguendo il link della direttiva che vi è stato proposto. Ho voluto in questo, diciamo, parlando dell'ambito di applicazione, aggiungere questo riferimento all'articolo 5, che è molto importante, perché l'articolo 5 ci dice che gli Stati membri dovranno assicurarsi che gli enti pubblici applichino le prescrizioni in materia di accessibilità nella misura in cui ciò non implichi un onere sproporzionato. Cosa significa questo? Che ogni ente pubblico dovrà effettuare un'autovalutazione e eventualmente, in esito a questa autovalutazione, potrà escludere alcuni contenuti dalla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità in modo giustificato e proporzionato. Già la direttiva enuclea alcuni criteri e principi direttivi per appunto, diciamo, sostanziare questa valutazione. Starà però agli Stati membri definirli meglio, tanto che il nostro legislatore nazionale già negli ultimi mesi dell'anno scorso, nella legge di delegazione europea, cioè quella legge che ha conferito la delega al governo al recepimento della direttiva, già ha conferito al governo anche la delega a emanare delle linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di un contenuto. Nella bozza di decreto legislativo, l'ente deputato a emanare queste linee guida al momento attuale è l'AGID, quindi di fatto l'ente pubblico nell'effettuare questa valutazione avrà tutta una serie di circostanze specifiche che lo guideranno nella sua appunto valutazione. Questa valutazione comunque è soggetta a supervisione, un controllo diffuso da parte del cittadino, poiché nella dichiarazione di accessibilità gli enti pubblici dovranno dichiarare quali sono i contenuti resi inaccessibili a seguito di questa valutazione. Potrà contattare l'ente pubblico tramite il meccanismo di feedback di cui parlerò fra poco, segnalando appunto l'eventuale necessità di ottenere queste informazioni, anche se escluse a seguito della valutazione dell'onere sproporzionato, e qualora non ricevesse una risposta soddisfacente, ricorrere alla procedura di attuazione di cui parlerò fra poco. Entrando nel vivo del dispositivo della direttiva, arriviamo appunto all'articolo 4. L'articolo 4 ci dice che gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici adottino le misure necessarie per rendere più accessibili i propri siti web e le proprie applicazioni mobili, in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. Si tratta di prescrizioni di armonizzazione minima, cioè nella misura in cui gli Stati membri abbiano già posto in essere o vogliano introdurre delle prescrizioni che vadano al di là di queste prescrizioni minime, possono farlo. E come si valuta la conformità a queste prescrizioni minime? L'articolo 6 ci dice che si presumono conformi a queste prescrizioni in materia di accessibilità i contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili che sono conformi ad una serie di standard da utilizzare. In realtà l'articolo 6 ci dice che sia per i siti web che per le applicazioni mobili, lo standard da utilizzare sarà la norma armonizzata, che al momento dell'adozione della direttiva ancora non esisteva, per cui la Commissione europea nell'aprile dell'anno scorso ha adottato una richiesta di standardizzazione che ha poi trasmesso agli enti di normazione europea, i quali stanno lavorando appunto alla norma armonizzata con l'obiettivo di pubblicarla in tempo utile rispetto alle scadenze previste. E dalle notizie che stiamo ricevendo appunto al nostro esperto, già nominato Roberto Scano, ai tavoli di normazione, sappiamo che probabilmente i tempi verranno rispettati. Quindi questo ci tranquillizza molto, perché altrimenti, nel caso in cui questo non avvenga, l'articolo 6 declina due diversi scenari applicativi,
sempre in termini di presunzione di conformità, cioè per i siti web, nel caso in cui la norma armonizzata non sia ancora stata pubblicata, la presunzione di conformità varrà rispetto alle prescrizioni della norma EN 301-549, mentre nel caso delle applicazioni mobili, nel caso in cui i riferimenti nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea non fossero ancora stati pubblicati alla norma armonizzata, sarà la Commissione che sempre entro la fine di quest'anno dovrà adottare delle specifiche tecniche in un altro atto di esecuzione relative alle applicazioni mobili. E qualora anche quest'atto di esecuzione non dovesse essere vigente al momento dell'entrata in piena applicazione, anche per le applicazioni mobili dovrà farsi riferimento alla norma europea. Proseguendo in questa panoramica lungo la direttiva, l'articolo 7 ci parla delle misure aggiuntive che appunto ricadono in capo agli Stati membri. Tra queste misure aggiuntive la più importante è sicuramente quella di prevedere che gli enti pubblici pubblichino, cioè forniscano e aggiornino periodicamente una dichiarazione di accessibilità che sia particolareggiata, esaustiva e chiara e parli della conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alle prescrizioni della direttiva. Il modello, le specifiche, i contenuti di dettaglio del modello di dichiarazione di accessibilità saranno definite all'interno di uno dei due atti esecutivi di cui parlavamo all'inizio, che appunto sui quali si è appena conclusa la consultazione pubblica. Ma già la direttiva ci dice che obbligatoriamente tali dichiarazioni di accessibilità dovranno contenere chiarimenti riguardo alle parti di contenuto non accessibili e, se del caso, riguardo alle alternative for accessibili fornite. E in modo, diciamo, molto innovativo, qui ritorniamo sul meccanismo di feedback che avevo precedentemente anticipato, la dichiarazione di accessibilità dovrà contenere una descrizione e un'indicazione del link del meccanismo di feedback messo a disposizione degli utenti, dei cittadini, per consentire di notificare l'ente pubblico eventuali difetti di conformità del sito dell'applicazione ed eventualmente anche di richiedere le informazioni escluse a norma della direttiva. Quindi tutte quelle informazioni escluse a norma dell'esclusione di cui abbiamo parlato sotto l'ambito di applicazione, e anche tutte quelle informazioni che sono state escluse in esito all'autovalutazione sull'onere sproporzionato. Nel caso in cui però l'ente pubblico, che è il primo responsabile dell'accessibilità del proprio sito web o della propria applicazione mobile, dovesse dare una risposta non soddisfacente o non adeguata, esiste una seconda possibilità, di cui parlerò fra pochissimo, che è la procedura di attuazione, per la quale sarà previsto sempre nella dichiarazione di accessibilità un link, cui è possibile fare ricorso qualora l'ente pubblico non risponda alla domanda in prima istanza. Ulteriori misure aggiuntive previste all'articolo 7 che ricadono in capo agli Stati membri sono quelle dell'erogazione di programmi di formazione in materia di accessibilità destinati sia alle parti interessate che ai dipendenti pubblici, azioni di sensibilizzazione sulle prescrizioni in materia di accessibilità, sui benefici che queste nuove norme comportano sia per utenti che per i proprietari di siti web e sull'esistenza del meccanismo di feedback. Si tratta chiaramente di misure che dovranno essere accompagnate costantemente da un ampio coinvolgimento delle parti interessate. Con l'articolo 8 arriviamo al secondo dei due atti di esecuzione di cui si parlava all'inizio, sottoposti a consultazione pubblica, quello sul monitoraggio e le relazioni, cioè l'atto di esecuzione dovrà definire i contenuti di dettaglio della metodologia di monitoraggio armonizzata, che dovrà essere trasparente, trasferibile, confrontabile, riproducibile, di facile utilizzo, che l'ente di monitoraggio che ogni Stato membro dovrà individuare e poi comunicare alla Commissione europea dovrà appunto utilizzare per effettuare il monitoraggio a campione sull'accessibilità dei siti web degli enti pubblici dello Stato. Cioè dello Stato e delle regioni, chiaramente degli enti pubblici, diciamo, appartenenti appunto alla competenza nazionale. Questo atto di esecuzione conterrà anche specifiche relative al metodo di selezione del campione e si è voluto in questo ambito mantenere un'ampia flessibilità per non imbrigliare l'innovazione e garantire agli Stati membri la possibilità di utilizzare le tecnologie più avanzate per il monitoraggio della conformità esistenti al momento, chiaramente nella misura in cui ciò non comprometta la comparabilità a livello europeo. E la seconda parte invece dell'atto di esecuzione riguarda le disposizioni per la redazione delle relazioni che gli Stati membri dovranno mandare alla Commissione europea,
ogni 3 anni, anche se in prima applicazione, la prima relazione dovrà essere mandata entro la fine del 2021, quindi 5 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Cosa conterranno queste relazioni? I risultati del monitoraggio, una descrizione delle misure aggiuntive messe in campo di cui abbiamo parlato e previste dall'articolo 7 della direttiva e dati sull'utilizzo della procedura di attuazione. Che cos'è la procedura di attuazione? La procedura di attuazione è prevista dall'articolo 9 della direttiva e viene attivata dall'utente solo nel caso in cui la procedura di prima istanza non abbia avuto un buon fine. Cioè, in prima istanza, lo ripeto perché questo è molto importante, diciamo che dà un po' la misura di quello che è stato lo spirito che ha informato la direttiva, cioè mettere l'utente al centro e dargli la possibilità di intervenire realmente, di aiutare, di segnalare all'ente pubblico, ma anche poi di avere un secondo meccanismo di intervento per migliorare l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici e delle applicazioni mobili. Il primo meccanismo è quindi quello di feedback, contenuto nella dichiarazione di accessibilità e nel corso del quale appunto che l'utente potrà utilizzare per richiedere informazioni aggiuntive o segnalare difetti di conformità. Qualora l'ente pubblico non rispondesse o desse una risposta non adeguata, potrà ricorrere addirittura ad un mediatore che starà allo Stato membro individuare, che attualmente nella bozza di decreto legislativo è individuato nel difensore civico per il digitale. Gli Stati membri dovranno assicurarsi che il mediatore abbia la possibilità di assicurare un efficace trattamento delle notifiche e delle richieste ricevute. E un altro importante compito che sarà in capo al mediatore è quello di riesaminare su richiesta la valutazione relativa all'onere sproporzionato. In chiusura ho voluto dare elencare un po' quali sono le scadenze prossime riferite al recepimento e all'applicazione della direttiva che è entrata in vigore, come vedete, il 22 dicembre del 2016, sarà recepita entro il 23 settembre di quest'anno negli ordinamenti nazionali e in questo siamo abbastanza in linea con i tempi. Entrerà in piena applicazione per i nuovi siti web, cioè quelli pubblicati dopo il 23 settembre di quest'anno, a decorrere dal 23 settembre dell'anno prossimo. Entrerà invece in piena applicazione per i vecchi siti web, cioè quelli già pubblicati ad oggi, pubblicati prima del 23 settembre di quest'anno, a decorrere dal 23 settembre 2020, per dare la possibilità appunto di aggiornare adeguatamente i siti esistenti. Entrerà invece in piena applicazione per le applicazioni mobili dal 23 giugno 2021. Gli atti di esecuzione, invece, i due atti di cui vi ho parlato, dichiarazione di accessibilità, metodologia di monitoraggio e relazioni e un eventuale terzo sulle specifiche tecniche per le applicazioni mobili, dovranno essere invece adottati da parte della Commissione europea entro il 23 dicembre del 2018, la prima relazione degli Stati membri alla Commissione entro il 23 dicembre del 2021 e il primo riesame dell'applicazione della direttiva effettuato chiaramente dalla Commissione europea sarà fatto entro il 23 giugno 2022. Io vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola a Gianluca. Grazie a te Giulia, intervento perfetto per aggiornarci su questo argomento. Non c'è stata una sola domanda che ti riporto direttamente, la vedi anche nel contenitore delle domande. Sergio ci chiede se c'è un censimento dei siti oggetto di applicazione della direttiva. Questa è l'unica domanda, prego. Grazie. Non è in corso un censimento dei siti oggetto di applicazione della direttiva, però abbiamo cercato di proporre in sede di elaborazione degli atti e questo è attualmente confluito in un considerando, quindi è fortemente auspicato dalla Commissione europea che gli Stati membri mettano, diciamo, creino una sorta di registri, quindi di database dei siti che poi saranno appunto oggetto della direttiva, perché ai fini della creazione del campione dal quale poi, cioè diciamo alla fine della selezione del campione, sarà necessario avere a disposizione chiaramente la popolazione al 100% dei siti web e delle applicazioni mobili. Comunque attualmente, alla luce anche degli auspici della Commissione europea, l'ente che sarà deputato al monitoraggio e che attualmente appunto nelle previsioni del decreto legislativo è AGID, sta cominciando a pensare a mettere in atto uno strumento del genere che potrebbe sicuramente aiutare poi nella fase di campionamento. Ok, grazie. È arrivata un'altra domanda. Nel frattempo Andrea che chiede in che senso siti vecchi o nuovi, da quale data?
Sì, vecchi nel senso quelli esistenti ad oggi, cioè esistenti prima del 23 settembre 2018, nuovi, cioè quelli pubblicati a partire da 23 settembre 2018. Chiarissimo. Sì, leggo la domanda Al sul validatore. Allora, sul validatore sicuramente, allora, stiamo considerando che al momento attuale è ancora in via di definizione come avverrà il monitoraggio, quindi ci sarà una parte di monitoraggio manuale e una parte di monitoraggio automatico. Quindi a livello automatico stiamo ancora cercando di capire come ci si potrà muovere, ma questo sarà, diciamo, un grattacapo per l'ente di monitoraggio. Per quanto riguarda anche, diciamo, diciamo, la valutazione dell'accessibilità che ogni ente pubblico dovrà effettuare sul proprio sito web, anche su questo ci sono, diciamo, in corso dei dibattiti interni per cercare di capire se sia preferibile appunto fornire qualche soluzione o comunque lasciare totale libertà. Comunque l'impostazione della Commissione al momento è quella di lasciare la totale libertà agli enti pubblici di capire come validare i propri siti pubblici, siti web, perché potrebbero avere in pancia degli esperti, potrebbero preferire un approccio di certificazione esterno, potrebbero voler utilizzare un tool in riuso, per cui diciamo che al momento appunto l'approccio è quello della flessibilità massima per evitare di imbrigliare appunto le diverse possibilità che anche il mercato allo stato attuale propone. Va bene, c'è un'ultimissima domanda, abbiamo ancora un minuto per rispondere. Carlo chiede, Carlo Poggi, un restyling successivo al 23 settembre, come deve considerarsi vecchio o nuovo? In questo caso anche qui dovremo cercare di definire, perché l'Agenzia per l'Italia Digitale poi emanerà delle linee guida per specificare cosa significano queste scadenze a livello nazionale, e quindi anche qui questo sarà sicuramente contenuto all'interno delle linee guida che l'AGID emanerà per capire che cosa significa sito web vecchio nuovo e cosa significa sito web pubblicato dopo il 23 settembre 2018. Va bene, grazie. Io direi è stata chiarissima, abbiamo avuto il tempo anche di rispondere a qualche altra a qualche domanda. Direi di passare all'intervento successivo e quindi do la parola a Giacomo Massi, sempre dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Prego Giacomo. Attivo. Ho caricato la presentazione, aspetto di sentirti in audio e ti lascio la parola. Anche sì, la sento perfettamente, le ricordo 15 minuti a disposizione per l'intervento. Va bene, allora io in questo intervento tratterò in modo molto sintetico, ovviamente, la normativa italiana sull'accessibilità. E vedendo quello che da tale normativa appunto determina i compiti di AGID e gli obblighi della pubblica amministrazione. Ok, allora approfitto, proprio perché anche il nostro sito ultimamente è stato rivisto, già che parlerò molto velocemente della normativa, per tutti gli interessati, ecco, possono andare a trovare il dettaglio della normativa, delle circolari AGID e di tutto quello che è un po' il tema dell'accessibilità contenuto nel sito AGID attraverso questo percorso, cioè collegandosi al sito AGID, selezionare quindi la voce che è nella barra orizzontale dei menu Design Servizi. A questo punto appaiono tre voci, va selezionata Accessibilità siti web e quindi compare la normativa. Qui molto più velocemente si riassume quanto appena detto, no? Quindi sito Agile, design, a questo punto accessibilità siti web e qui compare questo menu. Sottolineo solo, come vedete, oltre alla normativa ci sono altre voci di cui tratterò nel seguito della presentazione che riguardano appunto altri obblighi, no? Quali quello della pubblicazione degli obiettivi di accessibilità oppure il percorso delle segnalazioni.
Quindi è importante questo sito perché viene continuamente aggiornato a seconda dell'evoluzione della normativa o quello che ne segue. Allora, in estrema sintesi, ovviamente, possiamo dire che la normativa sull'accessibilità è ben rappresentata, da queste quattro, leggi o decreti, decreti ministeriali o decreti legge. Il primo è la legge 4 del 2004, conosciuta, come legge Stanca, diciamo, no? È importantissima perché introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di siti web accessibili. Dice molte altre cose, le esamineremo, alcune, nelle prossime slide, però, è importante, soprattutto questo concetto. A seguire, e legati ad essa, ovviamente il regolamento di attuazione della legge e il decreto ministeriale 8 luglio 2005. Questo è un decreto molto importante, come tutto il resto, perché è costituito da vari allegati, di cui l'allegato A, che poi è stato rivisto nel 2013, contiene proprio i 12 requisiti tecnici per cui un sito web della pubblica amministrazione può essere ritenuto accessibile. Quindi è fondamentale questo allegato A, perché è proprio grazie a questo e alla verifica di questi 12 requisiti che un sito della pubblica amministrazione, un sito web, possa essere ritenuto accessibile. Altra legge, decreto legge molto importante, è il 179 del 2012. E anche qui vedremo un po' più nel dettaglio, ecco, esamineremo proprio per legarci al tema un po' dell'intervento su appunto gli obblighi API e i compiti dell'Agid, il primo e l'ultimo. Allora, abbiamo detto per la legge 4 2004, l'obbligo del API di dotarsi di siti accessibili. Dice molte altre cose, ovviamente. La legge dà definizione di accessibilità e quant'altro, no? Parla della formazione, eccetera. Però è molto importante perché identifica i soggetti erogatori, no? Quindi anche accennati nell'intervento precedente. Comunque, i soggetti erogatori, che sono appunto la pubblica amministrazione, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, e diciamo anche che con il decreto legge 179 del 2012 è stata allargata la platea, perché sono stati introdotti anche i soggetti che usufruiscono i contributi pubblici per l'erogazione dei vari servizi tramite i sistemi informatici. E questo punto è molto importante perché non è solo quindi la pubblica amministrazione e gli altri enti già previsti, ma anche i soggetti che fanno parte dei precedenti che usufruiscono di contributi pubblici. Non so cosa sta succedendo, comunque sì, ancora vedo bene. Ok, allora, quello che è importante, la legge 4 dice anche che questi soggetti erogatori non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica dei siti internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità. In ultimo, nella legge è chiaro che si fa riferimento ad Agid, che si dovrà occupare, vedremo nelle slide successive, come in parte, e si dovrà occupare del monitoraggio della presente legge e vigilare sul rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni. Allora, ecco, il decreto legge su cui anche mi vorrei soffermare è il 179 del 2012, perché, come ho già detto, fa un'estensione ai soggetti erogatori. Da un obbligo d'Agid di stabilire le specifiche tecniche delle postazioni di lavoro. Questo è un tema importantissimo che non voglio adesso parlarne troppo perché sarà oggetto proprio dell'intervento successivo, cioè io mi rimetterò delle tre circolari Agid a parlare appunto della prima che recepisce questo decreto legge, poi la seconda sulle postazioni e la terza saranno oggetto dell'intervento successivo. Comunque, appunto, a questo obbligo Agide, tramite la circolare 2 del 2015, ha spiegato bene quali debbano essere queste specifiche tecniche. Altra cosa molto importante che è riportata nel decreto legge del 179 è che queste postazioni di lavoro devono essere messe a disposizione, è stata cambiata un po' la parte finale
della formulazione. Cioè, inizialmente era sempre mettere a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software della tecnologia assistiva per la postazione di lavoro, adeguata alla specifica disabilità e in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Però precedentemente, e qui che cambia, cioè, veniva riportato nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Ecco che invece con il decreto legge 179 viene cambiata quest'ultima parte e viene detto nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico. Quindi è molto sostanziale la modifica, perché nelle dotazioni di bilancio per la realizzazione dei sistemi informatici devono essere previste, ovviamente dove necessarie, le opportune postazioni di lavoro. C'è un'altra cosa molto importante che dice il 179, l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di pubblicare gli obiettivi di accessibilità. Ecco che allora agite con la circolare 1 che va a sostituire la 61 precedente che appunto riprendeva la 179, però con la circolare 1, oltre a aiutare e portare le amministrazioni appunto a rispettare questo obbligo, introduce anche un nuovo servizio web, no? Che trovate, avete visto inizialmente quando dicevo dove potevate trovare la normativa, ho indicato anche obiettivi e segnalazioni. Ecco, andando lì si entra in questo servizio online dove l'amministrazione viene aiutata nella selezione, ricerca degli obiettivi e nella successiva poi pubblicazione nel proprio sito. Quindi l'obbligo dove consiste? Consiste nella pubblicazione nel proprio sito degli obiettivi. Agite si è preoccupata di agevolare questo mettendo a disposizione appunto questa applicazione. Bisogna dire che ha un duplice scopo questa applicazione, perché permette anche ad Agide di effettuare una sorta di monitoraggio sui dati che vengono appunto inclusi in questa applicazione. Vedremo nelle successive slide qualche risultato di questi dati. Ultima cosa molto importante che introduce il decreto legge 179 sono le segnalazioni. Vale a dire che tutti gli interessati, una volta che rilevino una non conformità all'accessibilità, quindi un criterio di non accessibilità, possano in qualche modo segnalarlo ad Agid, che ne verifica appunto la validità, ovviamente, e quindi inoltre all'amministrazione la segnalazione perché ne ponga rimedio. Anche qui è stata creata quindi un'applicazione specifica, che è quella appunto che vedevamo anche prima, con la quale si crea quindi il processo. Oh, ovviamente dopo questa normativa, ripeto, sono molto sintetico, ma la potete trovare benissimo sul sito Agile. Comunque ci sono le tre circolari Agile, la prima di cui ho già parlato ed è quella un po' legata a quello che dicevamo precedentemente, la seconda e la terza di cui appunto a completamento un po' di questo intervento sarà il contenuto dell'intervento successivo. E quindi non voglio spenderci oltre per ore perché già il tempo è poco e quindi cerco di essere almeno chiaro. Ecco, questo è un primo risultato sulla pubblicazione degli obiettivi nella nostra applicazione. Non so se riuscite a leggere bene, però diciamo che a oggi le amministrazioni, che nella totalità hanno l'obbligo di pubblicare, ma le amministrazioni che nel 2018 hanno utilizzato questa nostra applicazione, sono state appunto 6.000. Ora, questa applicazione è stata messa a disposizione nel 2016, dove erano intorno alle 3.000 il numero dell'amministrazione. Come vedete, nel giro di 2 anni sono raddoppiati. Certo, è un numero che ancora non arriva a quello che è la totalità dell'amministrazione, però secondo me, insomma, secondo noi è un dato comunque significativo. Allora, vediamo altri dati. Ecco, la tipologia degli obiettivi, come è distribuita. Allora, le tipologie, le macro tipologie sono essenzialmente 6. 3 riguardano i siti, tra cui il principale è il sito web istituzionale,
E gli altri dei sono la formazione, l'organizzazione del lavoro e le postazioni di lavoro. Allora, c'è da dire una cosa, oltre il 50%, no? Il 54% degli interventi, degli obiettivi che vengono pubblicati, almeno nella nostra applicazione, sugli obiettivi riguardano il sito web istituzionale. E questo è chiaro appunto perché principio base è che il sito web sia accessibile, quindi è chiaro che la maggior parte degli interventi vengono fatti su di esso. È molto importante però anche quel dato del 18% sulla formazione, perché la formazione ha due aspetti, ha quello tecnico e quello formativo, no? Entrambi importanti, ma qui appunto c'è un po' un concetto generale, cioè non è che bisogna realizzare qualcosa e poi renderlo accessibile. Ecco, bisogna entrare appunto nello spirito che fin dalla progettazione, fin dal pensare questa applicazione, bisogna già avere i giusti contenuti per l'accessibilità. Ok? Poi ci sono altre cose come appunto l'organizzazione del lavoro, che può essere per esempio la nomina del responsabile dell'accessibilità. Molto significativo anche quel 4,15 che è sulle postazioni di lavoro. Va bene. Allora, il tempo stringe, però. Va bene, questa è un'altra slide che più che altro indica un po' la distribuzione, no? Cioè queste amministrazioni, no? Come vediamo, più o meno poi cambiano negli anni, però sono molto gli istituti di istruzione, i comuni, e poi ovviamente possono essere la PAC, le agenzie e quello che consegue. Allora, questo che cos'è? Questo è il processo, appunto, che in Agid è possibile utilizzare per l'iter delle segnalazioni. Quindi si parte da una segnalazione attraverso l'applicazione, Agid ne verifica il contenuto e se validato, appunto, comunica all'ente che deve adeguare la non conformità. Quali sono? È chiaro che la maggior parte delle segnalazioni sono relative alla pubblicazione di documenti PDF in formato immagine, però ovviamente ce ne sono molti altri. Diciamo che a volte si parla più d'accesso e di accessibilità, cioè sito non raggiungibile, assenza di connettività, no? Però ecco, la sostanza ovviamente è proprio sui siti web, applicazioni e servizi inaccessibili. Ci sono diversi esempi. Uno, per esempio, sì, è il CAPTCHA, perché non sempre le tecnologie assistite riescono a leggerlo. Ecco che allora bisogna creare delle alternative, no? Alternative che possono essere audio, un semplicissimo calcolo numerico, quello che può essere. E poi ovviamente la mancanza o inadeguatezza di tecnologie assistive nelle postazioni di lavoro. E di questo appunto il tema che verrà trattato successivamente. Obblighi delle A. Obblighi delle A, ovviamente. Abbiamo qui un po' un riassunto di quello che si è detto, no? Quindi dotarsi di siti web, ovviamente adeguare i servizi a seguito di segnalazione. Importante il discorso delle postazioni di lavoro nelle dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione di sistemi informativi, pubblicare gli obiettivi di accessibilità annualmente. Ok. Allora. Andiamo avanti. Allora, disporre i compiti di Agid. Allora, in generale è ovviamente disporre azioni di monitoraggio, abbiamo visto no? In varie modalità. Avviene ovviamente per tipologia di ente a campione, viene fatta anche in occasione della richiesta di rilascio del logo, nel senso che. Ah, ecco, infatti mi arriva la segnalazione, sono perché ritengono avere. Allora, il logo è un riconoscimento, diciamo, che l'amministrazione vuole per un certo livello di accessibilità che appunto ritiene di aver raggiunto.
È una cosa che è prevista, e è chiaro che quindi c'è tutto un tipo di procedura per cui viene verificato che ci siano appunto altri requisiti, anche altre caratteristiche, però è una cosa appunto diversa. Il logo poi ha vari livelli. Quindi essenzialmente però in quell'occasione, quando un'amministrazione fa richiesta del logo, noi in quell'occasione attuiamo proprio una verifica tecnica per verificarne appunto i requisiti. Altra cosa è quando arrivano appunto le segnalazioni, ma molte volte lo facciamo per tipologie di ente, che può essere per esempio il ministero o qualcos'altro come è stato fatto, oppure a campione. Quindi, e poi qui è un tema che vedremo come evolverà anche con la nuova direttiva che fisserà anche le nuove strade da seguire per monitorato. Emanare linee guida, quindi appunto le circolari, tutto quello che abbiamo fatto, eppure questo, come vedremo nella successiva slide, è uno dei temi molto importanti per quanto riguarda la direttiva europea, ovviamente. E quindi assistenza, come in questo webinar, insomma, di divulgazione, ma anche assistenza a tutte le pubbliche amministrazioni. Volevo completare questa mia presentazione con queste due cose. Ovviamente Agid, e non solo Agid, è chiaro che interverrà nella redazione, la realizzazione delle linee guida, una volta che gli atti esecutivi appunto saranno definiti. Parallelamente, volevo spendere solo due parole su un progetto perché è vero che le pubbliche amministrazioni appunto devono avere siti accessibili, ma parliamo un attimo degli strumenti per cui appunto le pubbliche amministrazioni possono verificare che i loro siti siano più o meno accessibili. È chiaro che parliamo di strumenti di verifica automatica, in cui questi strumenti di verifica automatica, già ce ne sono molti, anche in forma gratuita, però Agit insieme al CNR e insieme ovviamente ad altre associazioni europee sta lavorando a questo progetto VoCER, dove appunto basta anche il nome, potete vedere tutte le informazioni che interessano, e questo è un progetto che è partito quest'anno, si completerà nel 2020. Ed è molto importante appunto perché andrà a creare questa infrastruttura integrando i vari strumenti di verifica automatica. Allora, io avrei forse sforato qualcosa di tempo, vorrei appunto passare al prossimo intervento che parlerà appunto delle altre due circolari, in particolare tecnologie assistive e servizi Grazie innovativi. Giacomo, c'è solo un'ultimissima domanda di Tiziana che chiede se i fornitori che realizzano siti web per la PA possono o devono rilasciare una dichiarazione di conformità del sito ai criteri di accessibilità. Ti lascio ancora un minuto per rispondere a quest'ultima domanda e poi diamo la parola al relatore successivo. Prego. Allora, la risposta è affermativa, ovviamente. Perché devono del sito. Allora, i fornitori che realizzano i siti web, questo è del logo. Sì. Allora, sì, la risposta è senza dubbio affermativa, perché i fornitori che realizzano per la PA possono avere una dichiarazione di conformità del sito ai criteri? Possono. Non è, sì, la dichiarazione va comunque, può benissimo essere rilasciata, certo. Va benissimo, allora non mi sembra ci siano. C'è una domanda che riguarda la Watcher da parte di Ambra, se vuole rispondere, si può partecipare al progetto? E al momento no, perché già ci sono appunto un po' chiuso in questo senso, però sicuramente i risultati poi saranno discussi e condivisi come sempre è stato fatto, però adesso ovviamente il gruppo è costituito ed è già realizzato. Va Va bene? benissimo, allora io direi di andare. La ringrazio per l'intervento. A questo punto invito, grazie a lei, invito Domenico Natale di Uninfo ad attivare il microfono e webcam. Ecco, la vedo. Aspetta. La sento anche molto forte, le lascio. Sì, buongiorno a tutti. Vi parlerò di tecnologie assistive e servizi innovativi. Una cosa motivazionale. Proprio venerdì è uscito su un inserto
Liberi Tutti di un quotidiano nazionale, di una ragazza di 15 anni che è intitolata così: Era muta e ho trovato la mia voce. È una ragazza timidissima, da bambina lasciava che fosse sua madre a parlare per lei, poi il web l'ha cambiata, ora a 15 anni è una star sui social. Mi sembra una testimonianza importante di quello che le tecnologie assistive e tutto il web, se accessibile, può fare. Un'altra considerazione che volevo fare è che quello che diremo riguarda un po' tutti, cioè ogni persona può diventare in alcuni casi un utente con limitazioni di vario tipo, cognitive, fisiche, visive, uditive. Per esempio, una persona che è in un paese straniero, o in alta montagna, o nell'acqua, o al buio, o in un locale rumoroso, potremmo tutti avere un qualche problema. Ora, personalmente mi sento io un po' svantaggiato perché voi mi vedete, mi sentite e potete in qualche modo avere un contatto di comunicazione anche con le chat, siete circa 400. Io ho recuperato un po' questo disagio vedendo sulle iscrizioni con chi stiamo interfacciandoci. Circa il 25% di voi dovrebbero appartenere a comuni, un 25% ad università, circa un 20% a regioni e il restante 30% a ministeri, ASL, USL, professionisti e agenzie. Quindi questo un po' mi dà un senso di orientamento, ma spero di poter soddisfare le diversissime esigenze che avete tra di voi. Un concetto ancora, prima di iniziare le slide, che vorrei trasmettere l'idea che le tecnologie assistive non riguardano solo i dipendenti pubblici o privati, come vedremo, quindi nel mondo del lavoro, ma tutti quanti, e che tutto ciò che dirò di per sé non va visto come un obbligo della PA o dei privati, ma una vera e propria opportunità. Opportunità di comunicazione, opportunità di servizio sociale. E in Italia circa 4 milioni e mezzo di persone hanno una disabilità. Su questo link potete trovare un po' di dati analitici. Ci sono vari milioni di persone anziane con condizioni particolari. Se pensiamo che, tra l'altro, quasi tutte le persone con disabilità hanno almeno un amico o un familiare, qui stiamo parlando di un fenomeno che riguarda probabilmente oltre 10 milioni di persone. Tra questi principi di inclusion che vedremo, ovviamente stiamo includendo tutti i problemi di voce, audio, video, quindi fornire soluzioni multicanale alla comunicazione. Un decreto legge importante, il 179 del 2012, ha aperto un po' più le porte su questo argomento. Do risalto ai documenti pubblicati sui siti web, quindi non solo la navigazione del web, ma tutto quello che è elencato, generalmente purtroppo anche PDF non accessibili. Il decreto ha anche dato la possibilità di scrivere la circolare che adesso vedremo sulle postazioni di lavoro accessibili e in tutta l'impostazione si fa un grande sollecito a erogare servizi in formati digitali piuttosto che allo sportello e questo è l'argomento della seconda parte. Infatti il decreto dice che i datori di lavoro pubblici e privati, in questo caso si parla anche di privati, pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità. L'uso delle tecnologie assistive che vedremo, sono circa una trentina quelle individuate, in effetti non danno non danno un soddisfacente risultato perché la tecnologia assistiva ha comunque bisogno di alcune accortezze. Intanto, l'usabilità. Si fa troppo poco su rendere usabili i siti web e le app,
e per cui c'è una grande raccomandazione all'usabilità e tutta una serie anche di standard ISO della serie 25.000 che parlano di qualità del prodotto, che poi la mia vera specializzazione è qualità del prodotto, quindi non del processo. Un aspetto importante è l'ergonomia della postazione. E un altro è la gestione dei servizi di accesso, la rimozione comunque delle barriere architettoniche che potrebbero precludere un certo successo. L'inclusion è comunque connessa con gli accomodamenti ragionevoli, quindi soluzioni anche organizzative, di mediazione intuite sul territorio. Esige, come è stato detto, anche criteri di progettazione universale, quindi fatte prima, criteri messi in atto prima di ogni verifica. E quindi diciamo, è un'apertura alla partecipazione dei disabili alla vita professionale. Noi con questa figura vorremmo dire che tra le persone e il contesto di partecipazione dentro ci sono almeno due livelli: uno, le varie funzionalità della vista, dell'udito, della voce, motorie, linguistiche e cognitive, e l'altro, i contesti in cui queste devono essere utili: tempo libero, studio, lavoro, salute e mobilità. Vado avanti un po' più velocemente, ecco, per dire che la finalità dei prodotti assistivi, che è un sinonimo di tecnologie assistive, devono consentire di partecipare, di proteggere, supportare, preparare misure e funzioni della struttura del corpo, dell'attività, prevenire menomazioni, limitazioni di attività o restrizioni. Nell'ambiente di lavoro, la circolare 2 del 2015 dice appunto che in ausilio alla mancanza o limitazione di vista, udito, voce, eccetera, dovremmo usare screen reader, mettere a disposizione del dipendente screen reader, video, tastiere alternative, visualizzatori, ma adesso li vedremo poi analiticamente. In ufficio il dipendente con disabilità deve poter operare sul web, sulla internet, sulla intranet, sulle app eventualmente disponibili, sui documenti. Le postazioni di lavoro presuppongono comunque alla base anche l'utilizzo semplice di PC, smartphone e tablet. Oggi uno smartphone, un tablet è di per sé una tecnologia assistiva. Fa delle cose incredibili, parla, scrive, e ci si può vedere le immagini, si può applicare il linguaggio dei segni e quindi lo diamo per scontato anche se non lo nominerò forse nel seguito. E una cosa importante è l'accordo tra il management e il dipendente, perché il manager deve tener conto delle esigenze di servizio, delle mansioni svolte dal dipendente con disabilità, deve poter personalizzare gli ausili idonei, ma soprattutto ci vuole un accordo finale operativo tra management e dipendente, perché non è detto che la scelta di una tecnologia assistiva fatta dal management coincida esattamente con le aspettative che ha il dipendente, casomai lui usa un altro prodotto e ha bisogno di quel prodotto lì. Vediamo molto rapidamente alcuni casi. Per il dipendente con limitazione parziale della vista, per esempio delle tastiere giganti o degli ingranditori, per il dipendente con limitazione totale è più utile uno screen reader, uno scanner parlante, uno mette un documento cartaceo sullo scanner e viene letto. Per limitazioni sul parlare, un amplificatore di voce per la limitazione parziale, vado solo con esempi e poi la circolare li illustra tutti analiticamente. O il dipendente con limitazione totale probabilmente ha bisogno di tastiere particolari o di un telefono che trasmette anche testo e non parole. Per sentire, ovviamente di nuovo una banale cuffia potrebbe essere utile, e per la limitazione totale, quindi un sordo profondo, casomai indicatori luminosi e vibrazioni. E ci sono i casi più estremi, limitazione sia nel sentire che nel parlare, e in questo caso ovviamente alcuni telefoni e trasmissioni di testo possono essere utili o di voce o viceversa. E queste, molte di queste, poi ci sono le disabilità multiple, quindi alcune cose vanno anche interpretate. Infine, per le azioni fisiche, possiamo pensare per i dipendenti, ad esempio, con limitazioni parziali a mouse stick particolari o in alcuni casi il caschetto, il brain computer interface, che sicuramente è utile. Infine, per le difficoltà cognitive, parliamo semplicemente di alcuni accessori, immagini e cose così. Per i servizi, secondo argomento, servizi innovativi. E ci troviamo nella stessa situazione di intervenire con tecnologie assistive a secondo i casi, ma possiamo dire che la
Circolare 3 c'entra tre tipi di servizi: servizi erogati a sportello, servizi online e servizi interni. Poi vi dimostrerò una figura che sintetizza tutto ciò. Quello che stiamo dicendo è anche desumibile dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che vogliono far vivere ai disabili la loro vita indipendente e farli partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita. Salto questa slide perché vorrei dedicarmi di più ad una comprensione delle varie tipologie di servizio. Per esempio, per i servizi legati a sportello è molto importante l'identificazione della persona nel rispetto dell'attuale normativa, cioè la persona gravemente, con gravi disabilità, deve poter comunicare anche al servizio dello sportello, e non sempre ci sono tutte le tecnologie disponibili. In particolare, bisogna consentire, anche nei casi più gravi in cui la persona con disabilità non può firmare, di procedere burocraticamente nell'attestazione dei certificati anche in assenza di firma. Queste sono una serie di raccomandazioni, no, che vengono date ai vari sportelli più variegati esistenti in Italia, nelle varie amministrazioni locali, principalmente locali ma anche centrali, e il fine vero è di raggiungere efficienza, efficacia e soddisfazione presso gli utenti, e anche mitigazione dei rischi economici dell'ambiente e della salute. Questo quadro vi volevo spiegare, cioè in ogni situazione di servizio noi ci troviamo, in effetti, la parola è molto generale, no? Molto generale, usatissima, forse abusatissima, e noi ci troviamo in pratica rispetto almeno a queste quattro tipologie di servizi: i servizi di front office, il classico sportello, che dovrebbe appunto anche dotarsi di annunci vocali, scritti, un esperto di linguaggio dei segni e così via, la chiamata alle code d'attesa chiara più possibile, un'eventuale postazione supplementare e quindi uno sportello attrezzato. Il front-end sarebbe banalmente siti web, portali e app, prenotazione online, mappe geografiche, eccetera, ma anche eventualmente un tappeto attrezzato in un ufficio, è una tecnologia di front-end, quindi il disabile grave con difficoltà di vista entra su questo tappetino, viene intercettato da un wifi e viene guidato come si può guidare Google Map per la strada. E a sinistra vedete degli servizi interni che non vediamo, casomai, dietro le quinte, di back office o di back end. Back office per supportare principalmente il front office, ma non solo, il back end per supportare la parte informatica. E si sta assistendo a un sollecito forte di passare dal front office al front end e di dare a un back office una visibilità, anche tracciabilità, dei tempi per completamento dei servizi. Una raccomandazione che si può fare, un invito, una considerazione, come volete, è di provare nelle proprie realtà territoriali a quantificare questi quattro servizi e dire: ma quanti servizi do al front office, quanti ne do equivalenti al front end, quindi sul web, che capacità di migrazione sto mettendo in atto dal front office al front end, quante persone ho nel back office e quante persone ho nel back end. È chiaro che le interazioni reali tra le quattro zone sono interazioni forti, e in qualche modo si possono anche essere contigue e vedere delle sovrapposizioni. Però, diciamo, l'invito è di tener conto che l'accessibilità dovrebbe essere in tutti e quattro i settori, e non soltanto sullo sportello o sul web. Un'altra slide, siamo verso la fine. La tendenza è quindi verso una grande semplificazione, accessibilità e usabilità, una grande integrazione tra tutti i servizi, anche interamministrativi, e quindi non blindati verticalmente, e fornire una prevedibilità di durata dei servizi, anche di quelli manuali. E la prospettiva del digital first l'ho accennata, quindi fare sempre più ricorso al web, anche su mobile, come si diceva prima, non solo su personal computer, e anche tener conto che la vera innovazione, queste sono le fonti bibliografiche, la vera innovazione è fare dei servizi attuali, dei servizi più usabili e accessibili.
in modo veramente con efficacia, efficienza e soddisfazione dell'utente. Ridò la parola all'organizzatore. In attesa del contatto c'è già una domanda. Ecco, come comportarsi o esistono sistemi alternativi, allarme sonoro anti-taccheggio, tipo RFID che suona per errore e può creare problemi a chi è malato di cuore? Esiste una normativa? Beh, certo, bisogna. La normativa è molto generale, non esclude mai, non privilegia mai una forma di disabilità verso le altre. C'è un principio più o meno latente o anche esplicito che nel complesso nessuna tecnologia, seppur di servizio ad un tipo di disabilità, deve danneggiare o essere un rischio per l'altra disabilità. Quindi direi senz'altro bisogna comportarsi anche in questo caso con gli accomodamenti ragionevoli. Eventualmente, se ci fossero varie disabilità all'interno di un ufficio, di un servizio, consiglierei di tener conto di questi eventuali problemi e un eventuale accomodamento ragionevole di tipo organizzativo, non dico di separare, la parola è sempre brutta, separare le persone secondo le disabilità, ma solo di tener conto di questo effetto. Un'altra domanda. La scuola dice che bisogna pubblicare le circolari munite di timbro e firma del preside, quindi procede a scansionare il documento con PDF immagine. Oh, questa cosa è molto precisata in varie circolari dell'AGID. Il PDF immagine in qualche modo è diciamo bandito, insomma, in qualche modo non dovrebbe esserci. Però capisco il discorso dei timbri ed è una forma di burocrazia. In questi casi esiste la possibilità di accompagnare. Anzi, va accompagnato il PDF non accessibile con un sommario accessibile che descriva esattamente o almeno sinteticamente il contenuto del PDF inaccessibile. Dove è possibile vedere esempi concreti dei servizi elencati? Allora ci sono due possibilità. Uno è andare sulla circolare 3 del 2017 sul sito AGID. E quindi c'è tutta una serie di elencazioni di servizi. Per le tecnologie assistive andare sulla circolare 2 del 2015, nella bibliografia ho anche citato, ci rivado sopra, ve lo faccio rivedere, una technical specification dell'ISO del 2017 che è un Service Quality Models, un modello di qualità dei servizi poco conosciuto, vi dico la verità, molto recente. Rientra in una serie di standard importantissimi sulla qualità. Se approfondendo questo specifica tecnica si possono trovare degli aiuti per individuare i vari servizi. Quindi ho risposto anche a questa domanda, non so se ce ne sono altre, oppure possiamo poi anche successivamente interagire. Ci sono problemi di connessione. Allora, se ci sono problemi di connessione, mi... Vediamo se tecnicamente è tutto a posto, se no vedo apparire Jacopo Deila che vi parlerà di una applicazione best practice della regione Emilia-Romagna. Però ancora non lo vedo apparire sul video. Dovresti, Jacopo, attivare, penso, la webcam. Io non so se mi vedete. Allora, Domenico, direi di dare... Stiamo avendo qualche Il problema tecnico, microfono provo pure attivato? se... Sentite? Noi non ti sentiamo, Jacopo. Quindi direi di dare direttamente la parola a Jacopo Deila della Regione Emilia-Romagna che ci racconterà appunto una testimonianza, cosa hanno fatto loro in regione in questi anni riguardo l'accessibilità. Grazie per l'intervento, Domenico, se ci dovessero essere delle altre domande puoi rispondere Dice anche alla sua. Gianluca che Jacopo abbiamo problemi, io mi levo. Allora, buongiorno, spero che mi sentiate, mi sembra che il microfono risponda. Allora, vi racconterò un po' di buone pratiche della Regione Emilia-Romagna perché la Regione ha una certa storia sull'accessibilità.
E non è tanto per raccontare quanto la ragione sia brava, ma quanto perché capita nella storia di una pubblica amministrazione di ripercorrere tappe anche di altri. La ragione viene da lontano sull'accessibilità. Nella sua storia, prima del 2000, aveva già realizzato delle linee guida web ad uso dello staff interno, ma anche poi dei collaboratori e poi anche di chi ne avesse mai avuto bisogno, delle linee guida che parlavano anche di accessibilità, ma anche di motori di ricerca, statistiche, eccetera. Negli anni ha partecipato alle varie revisioni della... Così forse c'è meno vento. Ha partecipato alle revisioni dei requisiti tecnici ed ultimamente è stata invitata a esprimere il suo parere nel recepimento della direttiva europea. È stata chiamata nella conferenza Stato-Regioni, quindi mi è capitato di leggere la bozza di quello che è un po' in mente nelle modifiche. Spero di poter poi accennare anche a qualcosa. Allora, sono stato invitato per parlare delle pratiche della Regione Emilia-Romagna e quindi vi racconto un po' le nostre pratiche. Le nostre pratiche sono state appunto le linee guida pubbliche per il web, che poi abbiamo tolto e poi abbiamo sostituito con quelle che Agid mette a disposizione di tutti, per cui non ce n'è più bisogno. Però oggi pubblichiamo anche una grafica condivisa per chi deve realizzare dei siti e delle applicazioni. Poi per cercare di assistere nella validazione, nella verifica dell'accessibilità, insieme all'Università di Bologna abbiamo realizzato un tool sia per la verifica che per il monitoraggio di alcune qualità, alcune caratteristiche dei siti web. Questi tool però, nati come progetto, adesso sono in fase di dismissione, anche perché nel frattempo sono stati aggiornati i requisiti tecnici, ma sono comunque a disposizione su SourceForge, un validatore e un sistema di monitoraggio. Poi, visto che dovevamo utilizzare dei software per la regione, abbiamo scelto per la gestione dei contenuti, ma anche per le analisi statistiche dei nostri siti, dei software open source, e abbiamo cercato di mettere a fattore comune, a favore di tutta la comunità, tutto il nostro lavoro, e quindi i prodotti realizzati per il sistema di gestione dei contenuti sono stati pubblicati su GitHub, nel repository di Plungov Italia. Ma anche le modifiche fatte a Piwik, che adesso si chiama Matomo, sull'accessibilità dell'interfaccia di questo software per l'analisi, l'analytics dei siti web, anche queste adesso fanno parte del software e entrano a fattore comune, sono a disposizione di chiunque scarichi il software oggi. Proverò a parlare un po' più a voce più alta. Allora, l'ultima nostra buona pratica è quella più efficace ed ha a che fare con la governance dei sistemi informativi interni. E se si sente malissimo, prova a cambiare il microfono e poi mi date un feedback. Vediamo di cambiare il microfono, metto quello ambientale. Allora, si sente meglio? Spero di sì. Allora, la pratica più efficace è quella di avere inserito in un documento che serve per la gestione dell'applicazione dei sistemi informativi e l'accessibilità e la sicurezza come requisiti principali. Esiste proprio un allegato che mette come obbligo il rispetto dei requisiti di accessibilità e il rispetto delle misure minime di sicurezza. Se un software viene acquisito oppure se va anche in hosting fuori su un qualche sistema o un qualche servizio online, viene acquisito, questo deve essere comunque sicuro e accessibile. La regione offre a tutti gli uffici e le direzioni dell'ente un esempio di clausola da inserire nei contratti che riguarda l'accessibilità, ma soprattutto parla di verifiche, e sono la cosa delle quali mi occupo io da molto tempo, la verifica sia dei siti web che delle applicazioni, quindi un po' ci si ricollega alla normativa europea. Allora, quando sono state recepite le nuove WCAG dalla legge italiana, mi è capitato nel 2015 di partecipare a un
incontro annuale per il Work Plan Day, dove analizzavo sostanzialmente la quantità di requisiti e verifiche e controlli che bisogna fare per ogni singola pagina e si arrivava più o meno a una media di 300 controlli a documento, a pagina. E quindi sostanzialmente affermavo che con 300 controlli a pagina un sito accessibile è impossibile. In realtà noi cerchiamo comunque di offrire contenuti accessibili, perché ci troviamo sia di fronte a quello che nella direttiva europea viene anche indicato come l'onere sproporzionato, anche collegato alle verifiche. Qual è l'approccio della Regione Emilia-Romagna per queste verifiche? Cerchiamo di fare delle verifiche interne, esperte, tra virgolette, sostenibili, perché se per un fornitore può essere complicato offrire un software a norma e le verifiche le deve fare in prima persona, noi come pubblica amministrazione, quando riceviamo un software, dobbiamo fare la nostra parte e controllare l'accessibilità di quello che ci viene fornito. Allora, negli anni mi sono capitati fornitori che non avevano idea che cosa fosse l'accessibilità, altri che dicevano addirittura che la Regione Emilia-Romagna era più rigida della legge stessa. Molto più spesso quello che ci è capitato è che ci viene fornito un software, forse il fornitore fa delle verifiche interne, ma non ci rilascia quasi mai un documento di autovalutazione. Noi facciamo la nostra verifica, spesso al primo giro non va bene, quindi sono necessari uno scambio di 2 o 3 volte in cui noi diamo al fornitore indicazioni delle cose da correggere, lui le corregge, ce le fa riverificare e così fino ad arrivare a un prodotto tendenzialmente accessibile. Dico tendenzialmente perché con 300 controlli a pagina non è sostenibile con la quantità di applicazioni che vengono messe online, verificare tutto con estrema cura. Quello che possiamo fare, noi abbiamo selezionato un sottoinsieme di requisiti che reputiamo assolutamente necessari perché non ci sia alcuna barriera all'uso del software, e questi li verifichiamo sempre tutti su qualsiasi contenuto, su qualsiasi pagina, e poi ne verifichiamo altri a campione. Quelli a campione sono, non so, se è presente il titolo della pagina ed ecco, è coerente con il contenuto, mentre sono requisiti che vengono controllati sempre se esistono degli alternativi corretti sui bottoni, sulle immagini. Questo per darvi un esempio. Così le verifiche diventano sostenibili perché in queste 2 o 3 verifiche per ogni applicazione sono decine di applicazioni, centinaia di migliaia di pagine, quindi diventa molto poco sostenibile con grandi numeri. E poi che cosa facciamo? Sempre per tornare un po' anche a quello che propone la direttiva, ma anche a quello che è la pratica attuale, noi cerchiamo di mitigare i rischi, cerchiamo di andare nell'ottica dell'accessibilità reale, di quella che effettivamente serve agli utenti esterni, ma anche e soprattutto agli utenti interni che conosciamo e per i quali spesso ci capita di fornire del software, ad esempio per il software che riguarda la intranet o le applicazioni in uso al dipendente. Questi software in particolare vengono verificati con gli utenti interni, tra questi anche degli utenti con delle disabilità non vedenti o ipovedenti. E questo perché? Perché il software è per loro e quindi andiamo in un'ottica di quello che diceva prima Domenico dell'usabilità. Noi cerchiamo di verificare anche nella fase di progettazione che quello che andremo a realizzare sia effettivamente in linea con i bisogni dei nostri utenti e poi lo verifichiamo sul campo. E poi lo verifichiamo con gli utenti perché non sempre un esperto di accessibilità conosce bene l'ausilio o conosce come viene utilizzato da una persona disabile quel determinato ausilio, e quindi si va oltre la verifica tecnica e si cerca di andare nell'uso quotidiano delle persone. Quindi quello che cerchiamo di fare è comunque scongiurare o governare il rischio di una qualche esclusione di queste persone. E poi per quello che riguarda la intranet, l'altro grande vantaggio è comunque cercare, provare il software insieme alle persone che poi lo dovranno usare, indipendentemente dal fatto che siano disabili, per condividere con loro quello che è il cambiamento, coinvolgerli e quindi non far sentire il dipendente soltanto una persona che subisce le scelte della pubblica amministrazione nell'adozione di un software. Allora, per tornare alla legge, una cosa che mi è capitato di leggere in una proposta di adozione.
Allora, la legge parla, nella direttiva europea, parla di software destinati a gruppi chiusi. Molto spesso ci è capitato di qualcuno che realizzava applicazioni che erano destinate a gruppi selezionati di utenti noti. E spesso ci è stato chiesto, ma si può evitare di fare una verifica di accessibilità? Si può evitare che questo software rispetti tutti i requisiti di accessibilità? Il nostro punto di vista è sempre stato che è meglio includere tutti oggi, piuttosto che escludere qualcuno domani. Oggi una persona con delle disabilità potrebbe non far parte di questo gruppo chiuso, ma perché, evitare, perché impedirgli in futuro di poter utilizzare questo software? Perché magari gli viene assegnata quella determinata mansione. O, sempre come diceva Domenico, tutti possiamo trovarci in un momento, in una qualche situazione di handicap in cui magari c'è una luce forte o semplicemente stiamo invecchiando e vediamo peggio. Perché dobbiamo smettere di fare quel determinato lavoro? Perché non abbiamo più le caratteristiche fisiche, quando invece il software dovrebbe permetterci non dovrebbe avere barriere, dovrebbe permetterci sempre di venire utilizzato. E questo soprattutto nell'ottica della direttiva, cioè ci tengo in particolare a dirlo, no? Il senso di questa direttiva è quello di dare una normativa la cui transizione porta a tutte le nazioni europee ad allinearsi a un unico livello di accessibilità e ad aumentare quindi l'accessibilità. Io vorrei che venisse evitato nel recepimento in Italia di andare a rischiare di escludere qualcuno oppure di pensare che si possa non realizzare un software accessibile quando da noi i requisiti e gli obblighi ci sono da 15 anni, circa 14 anni, e quindi noi già abbiamo le WCAG 2, quindi già noi dovremmo avere tutto il software accessibile, per cui noi siamo già quelli che dovrebbero fare da capofila all'adeguamento, noi siamo già in prima linea, per cui non ha senso parlare di onere sproporzionato in certi casi, perché in teoria già tutto quello che viene messo online, se c'è una vera cultura e quindi le persone sanno applicare la legge e interpretarla in maniera corretta, non dovrebbero esserci delle barriere. PDF accessibile vuol dire non PDF scansionato. Se c'è l'obbligo interno di far vedere un timbro, va bene, si può mettere l'obbligo, si può mettere il PDF scansionato, ma bisogna mettere il testo completo del PDF o del documento in un formato aperto. Non basta una descrizione. Questo è un po' il nostro approccio. Cerchiamo di fare le cose per le persone in maniera sostenibile, con l'idea anche che noi stessi sbagliamo e quindi non abbiamo mai richiesto il logo di accessibilità, perché quando sono in tanti a partecipare alla redazione di un contenuto o a mettere online dei contenuti, momentaneamente il sito o l'applicazione potrebbe non essere accessibile. A proposito di applicazione, avevo letto all'inizio una domanda di qualcuno che chiedeva se i siti mobili, mobile, devono o meno essere accessibili. I siti sono siti, devono rispettare i requisiti dei siti. Se qualcuno fa un'applicazione, ed è anche il nostro approccio nella valutazione delle applicazioni, per mobile, se qualcuno fa un'applicazione, esiste uno degli altri requisiti da verificare, e sono i siti che riguardano le applicazioni. Noi in particolare cerchiamo di verificare l'accessibilità con gli screen reader per il software iOS e per l'accessibilità invece per l'ipovisione o i problemi con i contrasti con i colori anche per Android. Io ho terminato, leggo delle domande. Allora, quali sono le verifiche che reputiamo necessarie da fare sempre? Sono alcuni requisiti, sono pubblicati tra gli allegati al nostro linea guida sulla governance, sono alcune delle WCAG che sono quelle che se non venissero applicate sarebbero delle vere barriere. Le renderò disponibili, magari le condivido con Gianluca, che le allega alla mia presentazione. E poi, se nel contratto non è presente la clausola di accessibilità, questo è nullo, lo dice la legge sull'accessibilità, e quindi sì, in teoria dovrebbe essere. Allora, Jacopo, grazie mille, è stato velocissimo, addirittura abbiamo finito anche prima del tempo, per cui io direi di prenderci qualche altro minuto per eventuali richieste di chiarimento, approfondimento su quanto ci siamo detti. Nel frattempo te la faccio io una domanda proprio sul validatore di cui hai parlato e che dicevi è stato un po' abbandonato negli ultimi tempi, ma che potrebbe tornare, come dire, ricollegarsi al progetto di cui invece si parlava all'inizio del webinar, quello Watcher, come
un progetto europeo che ha proprio l'obiettivo di sviluppare un sistema di validazione dell'accessibilità. Prego. Allora, noi abbiamo realizzato un validatore per cercare di dare ai nostri fornitori uno strumento che desse sostanzialmente un report. L'idea era quella di dare al fornitore uno strumento, lui valutava il suo sito, la sua applicazione, se almeno passava i controlli certi, poteva darci il software da verificare. E abbiamo adattato un validatore canadese insieme all'Università di Bologna, anzi il lavoro l'ha fatto poi l'Università di Bologna. Ma in realtà il validatore, visto che non esiste uno strumento automatico che verifica tutti i requisiti, poteva dare solo delle indicazioni su quelli che erano i requisiti effettivamente andati a buon fine, quelli che era comunque necessario controllare manualmente e quelli che si potevano controllare in un secondo tempo. Purtroppo però era un progetto e quindi, come tutti i progetti, se non ha abbastanza finanziamenti e non si sostiene nel tempo, l'abbiamo abbandonato, soprattutto quando abbiamo adottato in Italia le WCAG 2 livello AA, che era diventato superfluo, e quindi si può fare riferimento al progetto di A-Checker, quello che è online adesso. Noi abbiamo valutato anche altri software, li stavamo guardando proprio in un'ottica di nuovi requisiti, perché ci interessa molto soprattutto un software per il monitoraggio. Non ci interessa guardare la pagina oggi, ma vogliamo dare ai nostri redattori uno strumento che gli dia la misura dell'accessibilità del loro sito, e quando il capo redattore ha sul suo cruscotto un'applicazione che gli segnala se c'è una qualche inaccessibilità, può andare a intervenire, sostituire quel PDF, correggere quell'immagine, quello che è. Online su Git esistono anche dei progetti, ce n'è uno molto interessante che però non prevede la traduzione in italiano. Noi cerchiamo di agganciarci a dei software che già esistono e cercare di dare il nostro apporto piuttosto che sviluppare internamente, perché sennò non è per noi sostenibile. Questo è un po' il nostro atteggiamento. Però se verrà qualcosa, immagino che sarà in linea con le WCAG 2.1 o WA, per cui andrà bene per tutto il mondo. E Bene, cosa grazie fa mille. questo gruppo Prego. esclusi? Quali sono i requisiti di esclusione? Oggi i requisiti di esclusione sono quelli che un gruppo può avere un sito, un'applicazione non accessibile, se per legge è previsto che quel gruppo debba avere determinate caratteristiche fisiche. Si faceva esempio, non so, di vigili del fuoco, applicazioni di emergenza, quindi già per la selezione di determinate professionalità non può esserci un non vedente, allora l'accessibilità legata ai non vedenti veniva esclusa. La nuova direttiva cambia un po' atteggiamento, però dobbiamo ancora recepire, quindi non so quale sarà il criterio di esclusione. Noi tendiamo a non escludere nessuno. Cerchiamo sempre di fornire un'alternativa anche sulle applicazioni cartografiche. Poi c'è una domanda sul difensore civico. Jacopo, sì, no, in realtà ti Ah, propongo piacevole. la domanda di Silvia che riguarda sì, la clausola di La accessibilità clausola di accessibilità, noi facciamo e riferimento di alla Tiziana. legge, cioè indichiamo di scrivere nel contratto di richiedere un'applicazione, un sito accessibile secondo i requisiti legati alla legge 4 2004, nell'ultima loro revisione. Questo è quello che diciamo. Ok, poi c'è un'ultimissima domanda di Tiziana, se vuoi la leggo, insomma l'ho riportata anche nel contenitore, Leggo io, prego. vengono fatti dei test con utenti interni, come sono condotti i test? Si parte da percorsi predefiniti da sottoporre all'utente, in modo analogo ai requisiti di usabilità. Allora, noi già da quando ci fornivamo della ASPI, che è un'associazione per i progetti sull'handicap, per fare i test di accessibilità, già negli ultimi anni cercavamo di fare dei test di usabilità, perché sì, ok, un utente deve poter entrare dalla porta, però una volta che è dentro deve riuscire ad accedere all'ufficio, allo sportello e fare quello che gli interessa. Tendenzialmente noi costruiamo dei test di accessibilità come fossero dei test di usabilità e li proviamo con dei dispositivi e degli ausili. Quindi diamo dei compiti e chiediamo all'utente di svolgere quel determinato compito. Nello svolgere il compito ci
mostrerà quali sono le sue difficoltà come utente a confronti dell'interfaccia e anche dell'utente che ha a che fare con tecnologie assistive, quindi che cosa non funziona di quell'interfaccia con quella determinata tecnologia. Con SAP, ad esempio, ci siamo trovati delle difficoltà, abbiamo cercato di sottoporle anche in Germania determinate modifiche, abbiamo richiesto, poi ogni software ha i suoi iter per la verifica, però cerchiamo di testarla con gli utenti, se possiamo. Perfetto, Jacopo, io direi di avviarci verso le conclusioni, se non dovessero esserci altre domande, chiudiamo questo webinar in orario, un caso abbastanza unico. Ringrazio tutti i relatori per i loro interventi precisi, puntuali, nei tempi, veramente un grazie sentito. Grazie a tutti i partecipanti, abbiamo raggiunto una punta di 380 partecipanti, quindi mi sembra un ottimo risultato per un tema che a mio avviso viene affrontato troppo poco ormai nella pubblica amministrazione, e io mi prendo giusto gli ultimi secondi finali per darvi alcune informazioni di servizio, ve l'ho riportato anche nella chat. Le presentazioni dei relatori sono già disponibili su EventiPian, nella stessa pagina che avete utilizzato per iscrivervi a questo evento. La registrazione sarà invece disponibile a partire dal primo pomeriggio, il tempo tecnico proprio di scaricarla e pubblicarla sul nostro canale YouTube. Al momento non abbiamo ancora pubblicato il programma del prossimo webinar, ma come sapete tutti i martedì, sempre alle ore 12, vi proponiamo un seminario online sull'innovazione digitale. Il prossimo dovrebbe, ve lo confermeremo già a partire da oggi pomeriggio, massimo domani mattina, essere dedicato alle linee guida per la promozione dei servizi digitale. Saprete che sono in consultazione proprio in questi giorni e quindi in collaborazione con Agid abbiamo pensato di dedicare proprio un webinar a questo argomento. In ogni caso riceverete come sempre i nostri inviti via mail e anche sui social, sui canali che generalmente utilizziamo, in particolare Twitter. Ringrazio nuovamente tutti per la partecipazione. A questo punto, visto l'orario, vi auguro anche buon aperitivo. Arrivederci e al prossimo webinar.